Buon pomeriggio, benvenuti a TG 2000. Sono arrivati in 650 nella notte all'interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia, sfuggendo ad ogni controllo. I migranti dell'ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto. Arrivi anche in Puglia e Sicilia. Sono andate oltre la disponibilità le domande d'ingresso per lavoratori extracomunitari a conferma della mancanza di manodopera in vari settori dell'economia. Lo afferma la Coldiretti, che spinge per un nuovo decreto flussi. 82.705 i posti messi a disposizione oggi in Italia in occasione del Click Day. Il numero superiore di circa 13.000 unità rispetto alle 69.700 del 2022 è quello previsto dal nuovo DPCM di programmazione transitoria dei flussi. Israele, migliaia di persone in strada a Tel Aviv contro la riforma della giustizia. Anche le università del paese annunciano uno sciopero ad oltranza. Rimosso intanto il ministro della difesa Gallant, contrario al provvedimento. E oggi ancora manifestazioni di massa davanti alla Knesset a Gerusalemme. Due manifestanti sono riusciti ad entrare nel Parlamento monocamerale e sono stati arrestati. Germania, dalla mezzanotte di oggi, sciopero di 24 ore nei trasporti in tutto il paese, chiuse tutte le linee ferroviarie a lunga percorrenza, la maggior parte dei treni regionali e quasi tutti gli aeroporti. I sindacati chiedono salari più alti a fronte di alti livelli di inflazione e rapido aumento dei prezzi dell'energia. Nel conflitto in Ucraina, Putin va avanti con il piano delle armi nucleari tattiche in Bielorussia. Putin è convinto che l'Occidente stia oltrepassando tutte le linee rosse, fornendo armi all'Ucraina. L'Ucraina ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle armi nucleari russe in Bielorussia. Un violento acquazzone, una forte grandinata, mattinata di caos a Roma Sud, dove la pioggia è scesa sotto forma di ghiaccio, tramutando pericolosamente le strade in piste da sci. I maggiori disagi a Roma Sud, via Cristoforo Colombo, la via Ostiense e la via del Mare. Disagi anche nel Forlivese, con alberi e pali abbattuti da vento e pioggia e decine di interventi dei vigili del fuoco. Tra i migliori ospedali oncologici o reparti di oncologia al mondo ci sono anche le eccellenze italiane, lo dice una ricerca di Newsweek. Nella graduatoria generale il Niguarda è la prima struttura pubblica italiana, si piazza al 60° posto tra i 2.300 ospedali analizzati di 28 nazioni, anche se retrocede di 10 posizioni rispetto all'anno precedente. Il San Raffaele, in risalita sul 2022, segue al 64° gradino, l'Humanitas all'89°, ma ha perso terreno. Entrambi sono privati. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ha nominato Tiziano Onesti presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per i prossimi 3 anni, dal 1 aprile. L'ex presidente Mariella Enoch è stata contestualmente nominata consultore per i progetti di sviluppo dell'ospedale. Con questa notizia si chiude il TG delle 14.55. Prossimo appuntamento alle 18.30. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.